esaltando la praticità nerazzurra e mettendo in crisi la zona di Eriksson, piena di belle statuine, in occasione del primo gol di Garlini. Ecco cosa combina l'ex laziale mentre i giallorossi stanno a guardare. Il secondo gol, oltre che mettere in evidenza l'insicurezza della retroguardia romanista, esalta le ottime doti di palleggio del centravanti, che risente odor di nazionale. È un bel gol che fa esplodere San Siro. La mimica di Trapattoni esprime ormai sicurezza e soddisfazione, determina un ulteriore sbandamento nelle file romaniste. Spillo si beve Gerolin ed il difensore lo mette a terra in area. È il rigore del 3-1. L'interista al primo colpo si fa parare il tiro, ma poi rimedia battendo Tancredi sulla respinta. È la grande giornata del centravanti interista. Ottobelli sigla il suo terzo gol personale mettendo in mostra tutto il repertorio di cui è in possesso. Si vede che la Roma, in 10 uomini, nei reparti arretrati e completamente allo sbando, e le ferite che questa settimana ha aperto saranno difficili da sanare.